Sinsipren ki Michela inivi sun tanguzze di Anna. Però teniva a studi Ignaz, Ignaz che è un altro nabut del maestra. E tenime l'ultima delle ultime arrivare, Eugenia. Ciao Eugenia. Sono io. Eugenia, La Germania è come Michela. la Germania Ma c'è Michela la che sta nella figlia. tre lavori. A chi c'è la figlia? Ecco la partita. Agata. Buona tarda a Buona. tutti. Continuiamo a parlare. Anche arrivi allo sport. Usted è stato un grande sportivo, cavolo, fai qualche domanda a Giancarlo Spirito, sempre il. Allievo mio. Ecco. È su il su successore dopo Después de Successore. 40 anni. Leggo per l'industria. Allora, Giancarlo, cosa mi posso dire di tuo zio? Dima, lo raccolsi che ti sei tuo zio? Come si è scomanzato a fare sport? Si è tappato a te? Cosa avevo fatto? Beh, intanto mi ha detto una cosa, che nosaltri abitavamo nel Matisparau, al Carrello Qualtè, via Gilbert Ferret attuale, ma a suo tempo chiamavamo, s'avvisa ancora lo Carrello Qualtè, un tiese lo parau di famiglia, e l'abitava al secondo Siprà, e nosaltri stavamo al terzo. Per cui, che si rapporto a stretti, quotidià, è stato per il manco di 9 anni, quando nosaltri non siamo spostati a la famiglia mia. Logicamente, questo rapporto di Ciu a Nabot è stato assai stretto. E quando è cominciato a essere mignonette di 11 anni, zio Lucio, per cosa ci avvisava e ci avvisava ancora, era un dirigente, allenatore della squadra di pallanuoto della Ghe, la Rarinante della Ghe. Che ieri era a suo tempo allenatore, presidente, Giugaro, giugaro, massaggiaro, tutto fare, insomma. Ecco, e l'acabate leggo da spese un po' di anzi, credo che nel 1969, e casualmente nel 2008 io sono succeduto ecco, dopo l'impasto spassato. 39 anni a zio Lucio Marinaro. Logicamente, anche già sport, come a tutti i miei scusini, come a Ignaz, Luigi Almans, avendo fatto anche già sport, proprio per cosa zio Lucio era uno trascinerò, sia della squadra, ma anche della famiglia. A Masnabozzi, Sì. logicamente, se la sto lo sa tutti, puntazza a fare a questo tipo di sport, continuiamo a farlo ancora, se nel mondo dello sport, soprattutto natatorio. E lei qui sono moscusinzi che fanno anche altri sport, tipo il rugby, o sono dirigenti. Io attualmente sono presidente della Rarinante del Ghera, Della che come Rarinante, dite allora, sì. Qualche succedo dopo 40 anni a zio Lucio Marinaro. fatto curioso, racconta del tuo CEO. Defezio curiosia, Curioso. ne assai, Va per cosa bene, ele ma manco. era un trascinerò della squadra, per cosa pen, al manco no the ones, e mi ha fatto esordire, mi faceva giocare. Ma faceva Chi è giocare imparato nella a parata rap? nella. Beh, ecco, esempio, sistema zio Lucio, 1960, vino al Polt, andiamo al Polt, e la squadra fa sistema educativo da zio Lucio. Ma fa, se sbonerà, come no? Accucciati e tirate a bagno. Quella è l'iniziazione. Imparati tambe gli osci, di Mugelmama, tirate a bagno proprio a Sistema, anche sistema. tambe Sistema, diciamo, sbrigativo. E leggo, ad esempio, altre cose assai curiose, quando scominciavano a giocare le prime partite nel 63-64, logicamente, lo scagliarettanze che erano Miss Falls, e facevano lo torneo, smusato quanti paldevano, se non ci diceva, la partita la vien paldura, però vi vinciti il premio simpatia. Già va bene, qualcosa vincevamo sempre. Fair play, lo fair play era. Sempre sarà va bene. E io seppi che zio Lucio a Sezzan si è stato campiosaldo di un sentimento di stile libero, vero? Allievi, eh? Allievi, sì. E mai Quindi non è al andata ancora. 1950 è stata ciò, vero? Un attimo. Ma nel 55 e 400 stili liberi anche, Ignaz, no? Sì. Ignaz, che anche conosce come Giancarlo, che sono abbastanza conosciuto, perché a politica, o per tante altre cose, per tanti altri motivi, lo smarinaro sono sempre conosciuti.
Cosa mi posso dire di Tuccio? Beh, io, come Giancarlo di Zeruccio, ricordi da bambino piccolissimo. E noi abitavamo in via Mazzini 5, quindi anche da via Gibelfrate era un attimo, perché di fronte al mercato della frutta, nel Palazzo Uccelli. Sì. E siamo andati là nel 64, io sono del 61, quindi da 3 anni. Quindi Zeruccio per noi è stato veramente la persona che ci ha fatto conoscere lo sport, ce l'ha fatto amare, ci portava sempre con lui. Io mi ricordo quando giocava la Alghero al Melotto in Serie D, e lui era già giornalista, ci portava 10 nipoti tutti quanti nella 600 caricati e poi tutti quanti con lui dietro a vedere le partite. Allora vuol dire che è diventato ricco, perché prima dei Vassi che si è sentito, poi la 600. Io devo dire un grazie a Zeruccio per una cosa soprattutto, perché io sono interista ed è colpa sua. È colpa sua perché quando bambino io tifavo Juve come tutti quanti, mio padre, zio Lucio, tutti quanti, negli anni 70, 69-70, quindi avevo 6-7 anni. Gli anni di Riva, tanto per dire. Zio Lucio andava a vedere sempre Cagliari Juve, a Cagliari naturalmente, ma lui andava con le sciarpe, con le bandiere, e infatti ogni volta li tiravano tutti quanti le arance, le mele, c'era ancora l'ansicola. La buccia, vabbè. La scolgia. E io quindi ero già pronto per andare con lui a Cagliari, non mi ha portato. Io dal giorno ho odiato la Juventus. Interista. Ma se ne puoi puntare, le puntate sinchi di 4 io potevo non portare. Senza, mi è rimasta impressa questa cosa da bambino, perché il più grande ha portato, giustamente, i più grandi. Penso fosse lo Salvo, Giancarlo, e poi c'era Salvatore di Zio Felicino, come dicevano, Salvatore di Antonio, che mi ha portato. Era questa è una dieta. Però mi è rimasto impresso. Comunque ha lasciato una buona, un segnale. Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto tanto sport con Zio Lucio, io ero in Anzi, anche io ho iniziato piccolissima, perché noi ad Alghero non è che ci fosse molto negli anni 60, non c'era piscina, quindi eravamo d'estate al porto. Io mi ricordo le partite in Punta del Molo, anch'io sono stato iniziato al nuoto da mio padre alla Punta del Molo Nuova, una spinta, impara a nuotare. A quel periodo l'ho vissuto per cosa? Io andavo dei partiti, ma posava di un angolo, io mi raccolti sempre la sfera, ma raccolti anche a me, a Girino ce l'avevo la giungava, perché mi raccolti le cresciuti, tutta che chiuse, io mi raccolti sempre che giocava a Nakesha. E poi Zio Lucio ci ha anche iniziato alla politica, perché noi eravamo sempre in prima linea col PDUM, che Partito Democratico di Unità Monarchica. Scusa, che vuole l'entrata a Sprisa, comunque, tambe a Chiscia, usate lasciati tambe a Chiscia che c'è ereditato. Beh, no, non è ereditato in famiglia. Perché noi come bambini eravamo suoi sostenitori, facevamo le campagne elettorali, c'era già il volantinaggio allora, e noi nipoti ci prestavamo a fare queste cose qua, giustamente. Abbiamo imparato il porta a porta. Il porta a porta abbiamo imparato. E sapeva, sì. E te confetti curioso che non sa pancare, che su seta mi ama, ma una volta gli ha fatto una pallara, allora sapeva a Prasa, a Prasanterra. Al Pultal. Al Pultal. E io mi raccolto che egli era pallante, e era curioso assai, per cosa diva, delle cose che assai diverse dagli altri che parlavano. Io era al me messa di udea mamma, io ho patito. E voleva avere, un po' si mi ha l'ho posata a e a un certo punto, io mi raccolto sempre che ci sparavo, aveva detto, e questa volta in Italia, e questa volta gli facciamo vedere che siamo noi, lo strumbaremo, ma non chi, a chi ci sparavo, voi stiamo al conferma, cioè, voi stiamo parlando, sì. Lo strumbaremo, magari non è abituato al garibus, io al me della mamma, la mamma si girare appena andrà, e so calguta, ad amuti del salto se ne andrà meglio, a ciò è sver. Vabbè, di politica la parliamo da spesa. Poi, da spesa in qualche altra cosa curiosa, un buon raccolto dei babai? Ma sempre, noi adesso che Zio Lucio è più grande, noi siamo più grandi, c'è sempre un rapporto molto affettuoso, un legame vero, ecco, non è un legame così artefatto, veramente si vede che da parte sua, da parte nostra c'è con tutti i punti affetto. Ecco, esempio tanto, la famiglia. Io ci baciamo, ci vediamo, ci baciamo. Sì. Zeruccio ha qualche anno più di me, più di 70, io ne ho quasi 50, però ci vediamo, ci baciamo, come eravamo da bambini, noi siamo rimasti adesso. Vuldamanna, pregunta a regia, si può spottare via intanto, la primera fotografia si rasisce, ecco, anch'io, antissima anch'io lume. E ma vera.
Dove ci be? Dove ubi? Ah sì, sembra. Sembra al campo sportivo a Mariotti, che giocava a futbol io. Io so che il Demich Jung. L'uomo Jung che è tutto. Sì. Io era portiere Antonello Soggiu, lui era baita a generale dei Scarabinelli, Giuseppe Masala e sì, anche Mungialmà, ma pare che fosse. Anche gli ultimi di chiesa, mica di non Soggiu, che smolti di poco. Sì, sì. L'altro è Spupodore, che lui è diventato impiegato di banca. Ah, l'altro sono svici medici. Sì, va bene. E super giù, anche a ti sei? Anch'io sì, ma una premiazione che avevamo fatto, che è la buonanima Maiorino Chiappe, sì. Un grande sportivo, giocatore di football della Torres e dell'Alghi. Io allora, assessore, li premiati, non mi ha raccolti per cosa. Assessore sì. Comunale, vero? Assessore sì. Comunale, sì. E anche io stavo giocando. Sì, ma pallacanestro, che c'è la palla pallacanestro. A che c'è la prassa onde sta costruito il Pino Giurico? Ah, si è andata a finta la prassa nuova. Questa è la scuola, forse della scuola, la scuola elementare. La scuola elementare, sì, che da che in fondo io avevo un campo. Sì. Io avevo un campo di pallacanestro, io giocavo a pallacanestro, a quella che sta saltando a prendere la prima buccia, so io. Sempre lo meglio. Beh, no, lo meglio anche no, ma insomma, un desmeglio. Ti devi sapere per cosa, oltre cioè, a Sannare Ru, cioè Rinantes. Pallacanestro, affetti anche il pentathlon, mi pare se non sbaglio. Sì, il pentathlon, corsa, nuoto, scherma, equitazione. Affetti pistola. Scherma, andava a cavallo, ma non è scolguti mai di cavallo. Pochi sono andati, deve poco. Gli aranchetti sì. Beh, certamente siamo questo a bagno. Porto, ah, sì. È accusata al polso. Questo al polso, sì, sì, sì. Anche della squadra del pallanuoto. No, 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 non ti bella la immagini. Anche l'umatese, anche, no, sì. Che c'è la squadra di pallacanestro, che c'è la Pucchidia, ecco. A memoria. L'ultimo è la buonanima Moreno Cecchini, che smolte poco. Ah, l'altro ecco. È Franco Plazzi, a quella Andabages, l'ultima maschera, so io, ecco. Ues Usai, che così te un cisto un po' castrambo, e puoi un dia. Non è dei matesi? Bagassedda. Va bene, lo conoscevi, ma sì, lo ci sono a Chiesius. Angelino, i Cabras, lui che era direttore della banca a Cagliarità, il Serenzana d'Aghi. Ecco. La pallacanestro comunque. Quindi anche io sono un pazzunaggio a Strambu, io, perché ho tempi a Balba. Anachete la barba bustina. Sì, tanto per cambiare la maglia della Juventus. Alza per cosa? Che è la fianco che sto premiando. E su che ha giocato a Juventus. Io sa dico Antonello Cucuredu. Antonello Cucuredu, sì. Sto dando un premio a tanto assessore. Siccome usi un baglia al comune, tanto per cambiare. Io ho detto, ma fa crescere la barba finza che no. Veda sfetti, si scioglie in italiano. Il consiglio comunale. Consiglio comunale. E allora fede come grande bustina, che non mangiava però. No, io ci mangiava bene. Ci mangiava bene. E mangiando anche, a fine di un pranzo. Gli è dato a Kesh Premet. A Kesh è una bella squadra di football, la vedi? A Kesh è, non sveci, non matese, ma ti dà memoria. Allora, scomanzante de Marretta, per chi mira verso Mascherra, sì. È Piero Baita, l'attuale generale Ampinzio Scarbo, colonnello Ampinzio Scarabinelli, l'altro è l'allenatore Giovannino Marinaro, l'altro è Franco Serio. Franco Serio, l'ex direttore dell'azienda autonoma. Sì. Ananta Andrea. Sì. Centravanti era Achille Nino Nuvoli, l'altro. Andrea Farinelli, Lupretorno, sì. Poi magistrato Enzo Carta. Enzo Carta. Felicino Vacca, Benedetto Niollo, il professore che le ho smolto, anche il miglior che tutti, so io sempre. Anche se voi io non capisco che ha spuntato a modellare. Giuseppe Masala, che poi ha fatto una gran carriera, ma Alghero. Sì. Beppe Lampis, per la scur che ha smolto. Secondo Tiloca, dite te, secondo Tiloca, no. Fianco a me, Giuseppe Masala. Beppe Lampi che smolti, il solito Antonello Soggiu, noto Faghelestro. Faghelestro, sì, sì, lo ci sto riacchiero. Va bene, quindi siamo arrivati. Io sono andato a insegnare all'ENAIC, Ente Nazionale Addestramento Lavoratori di Commercio, al Grand Hotel.
io insegnavo a scuoco, si convaglievo mandragaiati lo bunetto. Lo bunetto di cuoco. Ma robe mangiare gli aviali, no? No, ma aviali mangiava prima. Ah, sa, mangiava prima. Quella gli unca show. Falliamo un attimo un secondo, quindi la Rari in Antes, che è stato un bel periodo per Alghieri, ripeti, le allenamenti si facevano a Puntetta Nova per cosa postano le avvie, di conseguenza si faceva scia l'Umelti. Si diva Molo Visconti, che lui hanno tagliato un palto e poi fa il mandraccio. Appunto. Prima si andava tutto un viaggio. Avevamo un po' parlato della Rari in Antes, come era l'ora, per cosa si usufruiva di smezzo che gli erano l'ora. La differenza a voi invece, Giancarlo, qual è? Sa sta a sbagliare, gli ha qualche piscina, non so più se gli sono lì, Dio, ma con la squadra te poti trenda un da ma, insomma, ha stanati bene o male la cosa? Beh, per il momento certamente non bene, anche perché quando Lucio Marinaro era assessore allo sport, 1969, presentò un progetto per la realizzazione di una piscina da Ghero. Malgrado centinaia di promesse, non se ne fece nulla. Vabbè. E come voi ben sapete, la piscina comunale esiste, è funzionante, la gestisce l'Alghero Nuoto, dove la Renata d'Alghero è già succia, però è una piscina scoperta che può essere utilizzata per non più di 80-90 giorni. Se un po' ti dà un messaggio, se si rasisci a trenda una piscina, a tappala, tappara, a che c'è gente, a Sportivo Snostro, a che smiglione, si può trenda la possibilità di tambè di salenare, tambè mesbè. È una valgogna che usier, musa scuglia il moto, usier, che venivano a sabagnare, che venivano in casa a bagnare, che non usier. Però è giusto una piscina tappara, e quindi sono il mesfolzi e musaltrus, Sassar, te la piscina tappara, e quindi sono... Credo che la Rainantes per fare sgas va già a Sassar, o no? No, come... le due piscine che sono a Sassar non sono omologabili, per cosa tiene la parte che è bassa, sia quella dell'Ufangazzo che di Latte Dolce, sono di un metro e due tappare. E due coperte. Andiamo a fare allenamenti, lo domenica andiamo a Sassar a giocare. A Sassar a giocare. Però non va bene per scampionazze, per cosa tenere una parte che esalta un metro e 30 e un metro e 50 nell'altra piscina. Per cui non omologabile. E, ecco, per acabare che c'è argomenti, voglio dire a ciò, quindi Sapoti fe un messaggio dati che ho usato se vogliono tratti politica, attenzione. Sì, io sono entrato in consiglio comunale. Sì, vabbè, ma no, non tratti in politica neanche. La speranza di trenda un damà a trenda che esce a Benaira piscina tappara. Ma non è una speranza, è una certezza. È una, ecco, allora ecco, tutta ciò. Piano triennale delle opere pubbliche del comune di Alghero, fra le priorità deliberate dal sindaco. Ecco, solo lascio voleva dire quindi. Chiesa che ci impegno entro l'anno e si accantiriamo. Sì. È una certezza di cui credo fermamente che si faccia in questo modo. Ecco, va bene sì. Allora, andiamo al calcio, Lumè. Mira, una cosa anima, meglio. Io non ho invece sci, la tariva di Dan Regia. La già Tangaian. Provi a mirare, se rasisci, ecco, fermi a sci. Se rasisci a prenda Iglia, ecco, chi sono qui? Sono io, Vanni Sanna. Vanni Sanna. Italo Veronese. Ah, ecco, Italo Veronese, che un altro giornalista nostro sportivo, e tutti quanti. Io mi raccolti, il maestro mio di scuola si avvisava Cosma De Martis. Io si vantava sempre, però questo mi altezza augurare questa cosa. Si vantava sempre che la squadra di Alghi non seppi si erano mignonzi, non seppi. E si vantava che abbiamo giocato contro la Juventus a Sassar. È vero che, ma voi siete giocati? No, io ho partito, sono andato a vedere la partita a Maltreno naturalmente. Che è l'unico mezzo di trasporto, e l'hanno giocato attualmente all'acquedotto di Sassar. Gli hanno giocato due di Aghi, un terzo che è là a destra, uno è Sancaraviu, e Nino Lobrano, e l'altro è Cosma. Hanno giocato ieri la Juventus, tra pochi dia anche la formazione. Buoni perti, tutta che scusi. Ecco, che hanno allora Mignons, la formazione che l'hanno fatto, è diventata, prima creatura, l'hanno fatto, hanno ringiovanito, hanno posato il Mignonzi e hanno giocato tutti. Ieri Cavalli, che sono stati per anzi difensore della Juventus, Foni, Rava, la spese, non mi diamo raccolta, Mucinelli e Boniperti, tutti i due.
Ray Charles in Oliere allora? No, no, ah, no, 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 no. Tutti italiani. Ma che strozzo devo malti, ma racconti. Vipalec, io, ma poi. Ecco. Voi altri sviluppati della Lega giovanile, vero? Sì, dunque, alla Lega abbiamo fatto il comitato di Lega giovanile, che esiste anche, che sono andati sia a Tullio Sanna o Francolino Pidas. Allora stava Langasco, Raffaellino Langasco, che teneva a stangua, sì. Andrea del Grand Hotel. Ma allora non avevo un bel giardino al posto del Grand Hotel, ude tanta peccazza che sono stato come tizia per fare il paio, io stavo dietro un'altra cosa. Hanno tancato la vista anche la gente, vabbè. E hanno detto al comitato, io ho due categorie, Lega Giovanile è composta dai ragazzi e dagli juniores. Usaltrus aquella squadra, ma la maglia bianconera, che ti effettive allora, ha giocato al ragazzi, gli ha guadagnato tutta la spaltia senza una pella una. E siamo stati i campioni saldus? Siamo stati i primi campioni provinciali e i campioni saldus. Insomma, affetti abbastanza. Io volevo dire, affetti un po' di scherma? Beh, solpe. No, intanto non ho fatto tutta la scherma si divide, spada, fioletto e sciabola. Io pregava tambì. Io ho fatto solo spada per cosa è quella che è da manare, in funzione del pentatron. Io sono andato a fare campionato a Rimini allora, madonna, non continente, a fare lo scampionato di anzi del triathlon, che sono tre di Usink. Erano scherma, spada, appunto. Corsa e nuoto. Sì, e però voi siete già stati il primo presidente di Pentathlon. Beh, o mi sbaglio? No, presidente, io ero atleta assieme, mi ha raccolto il maestro mio, era Otto Sussarello, gli altri Valentino Blasina, che ancora sa trova, Otto Sussarello e Smolt. Io studiava a Sassar, andava a magistrato, andava per un mese a fare sport che a scuola, ma c'è un altro conto. Ah, va bene. Allora, fermiamo un momento. Era davanti a che cosa è Eugenia? Un'altra nabura, Eugenia? Gialmana e Michela. Gialmana di Michela, che arriva prima. Anche. Eugenia, cosa mi posso raccontare di Babà e Lucio? È l'unica che non ho imparato a noi. L'unica che non ho imparato a noi. Vabbè, con zio Lucio, più che altro l'aspetto gioviale, affettuoso. Questo grande è una persona molto divertente, allegra. Ecco, questo posso dire di zio Lucio. Ed è una grande cosa. Un attimo. Ce l'ha lì la cosa, ce l'ha la bambina il microfono. Sì. Sì, di questo posso dire Zio Lucio, ecco, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, ecco, questo non posso dire. No, perché non ho ricordi, ecco, a quel punto di vista. Abbiamo parlato un po' di io tutto, però l'aspetto appunto affettuoso e questo. Familiare, insomma, questo è un uomo che è stato. Sì, di grande divertimento, risate ogni volta che lo incontri per strada, come detto prima Ignazio, ti abbraccia e saluta qui, cioè si crea confusione. Sì, sì. Il grande divertimento. Grazie. Però Tanina Patita neanche. Come ti chiami? Agata mi chiamo. Agata che è dell'ultima generazione, sì, praticamente. Sì. Agata, e di zio Lucio cosa mi puoi dire? Dimmi qualcosa, no? Cosa mi puoi dire di zio Lucio? Ti accompagna a scuola qualche volta? No. No. Che zio Lucio è lo zio di una mia cugina, di mia Arianna. Che è sua coetanea. Sono Faraz. Quindi anche tu vuoi bene zio Lucio, sì? Sì. Quindi siete tanti in famiglia, quanti siete? Non li sai contare, ti passano le dita delle mani. No, non basta. Va bene, grazie. Andiamo avanti. Allora, Ascomansin, Ignaz. Ti racconta quanti Marinaro, Lucio Marinaro, Asconzati, cioè faceva giornalismo, no? A TRC, cosa? TRC. A TRC, prima, a prima, esatto. La scriviva. Sì, vabbè, lui
ha iniziato, prima scriveva per la Nuova Sardegna, poi ha scritto per l'altro, poi l'informa, cos'era quell'altro giornale? Tutto Quotidiano. Sì, sì, ha sempre scritto, con quella, io non mi ricordo a casa, aveva quella macchina, l'olifamoso Olivetti, ta 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 ta. Dopo le partite, io mi ricordo perché la domenica andavamo con lui al campo, quindi ricordavo, dopo le partite andava a casa con questa macchinetta e cominciava a scrivere il reportage della... Faceva il servizio. Sì. E poi al telefono con la Nuova Sardegna, o con chi, o col giornale a cui era... Il tempo di Roma. Lavagliava, sì, esatto. Quindi tutto Quotidiano, la Nuova Sardegna. Ecco che andremo a politicare, lume, ascoltate, basta. Allora, la politica ero quasi tozzi che era politica. Io mi raccolti che da spesa del referendum del 48, se non mi sbaglio. 46, usato zero al partito monarchico. E al monarchico. La Lupara è già stato consigliere comunale assieme al Paia. E a raccogliere lo snozzo però. Mario e Antonio. L'avvocato. L'avvocato è già stato forse il consigliere comunale che ha fatto in mezza legislatura, in senso assoluto. Io non ne ho fatto solo una, anzi, migia, perché collego appunto mi sono sbagliato, mi fai crescere la barba per e all'Ande Barudi, eccetera. Però l'avevamo fatto bene, fatto anche l'assessore, teneva come sindaco, per me, l'udentista Pinna. Sì, Gavino Pinna. No, Gavino. Si avvisava Gavino. Gavino Pinna era l'Umisì, Senaro, eccetera. Giovanni Maria Pinna, l'udentista. Giovanni Maria, l'udentista, il padre di Antonio Pinna. Il padre di Antonio Pinna, sì, dentista. Dentista, sì. E siamo entrati quasi per una successione naturale, sì. César ha ritirato Mario, per cosa non gli aggradava, teneva massa trabalho, come poi a un certo punto hanno mandato a me, tanta candidatura tu. Io però, l'anno prima, ma sono candidato, tanto per comprire la lista, sì, per essere un rappresentante alla lista del Partito Monarchico, ma sono candidata a regionale, ma posata sci all'ultimo momento e tangut al game volevano tutti bene. Io non sono stato consigliere regionale per 200 voti, è un peccato, 200 voti di preferenza, ha fatto un sacco di... quindi l'hanno fatto, ma sono candidata al consiglio comunale, ne avevamo posati tre la lista nostra, io lo simbolo Sabinazzi, partiti monarchici, i liberali. Siamo entrati io e Antonio, l'avvocato, o Mario, non mi ricordo, forse, ma i Paolo Mannazzo, la buonanima di Paolo, sì, Mannazzo. Sì, è stato professor mio tabello, d'inglese. D'inglese, esatto. Sì. Volevo da Manasciò, però contacchi che cosa? Quindi ha fatto il consigliere, ha fatto l'assessore. Fatti il consigliere. Al 52 è stato il consigliere Rusti? No, al 52 no. È stato il Parma. Io sono stato a fine del 60, anni 70, 71, 72. E compreso. Come funzionava il comune allora? Come funzionava? No, scambiava solo la sala. Fu che dire che io avevo messo poca consigliere comunale, erano 30. La sala era un tiesa, la sala di rappresentanza, ma che un tiesa curriò che mira verso la prassa civica, la stessa che il curriò di se sono finestrati tutti, ma de Mussolini a migliorie si stare, o sarà una sempre come prima e come una volta? Qualche cosa diverso? Forse sta peggiorando, una peggiorare, ma c'è un altro punto. No, non si può che dire, dai, per come suona. Giancarlo Ignaz, usalo se guarda, e la fete prima. Che insomma la politica è sempre amatrice, allora, cioè sa te di migliorare o no? Che vabbè, si tratta sempre della smatrice cosa, si discute la smatrice cosa. Ok, so. Vabbè, lasciamo. Non è proprio così, però in ogni caso molte cose si sovrappongono. Ecco, sì. Beh, sono sempre la stessa discussione. Andremo a TV. Allora, la prima esperienza di televisione, Vustella Tangura, a TOS.
TOS, teleobiettivo Sardegna, Sassar. A Sassar. Io avevo un amici mio, Sassaresus, che mi hanno detto senza il canto, un corrispondente al Ghe, fino a tu. Ma io non l'ho mai fatto, fino a tu. Allora veniva una volta a settimana un cameraman di Sassar, mi faceva un giro della spalzona, che arrivano, gli andava una caladia di Kishas, ne aveva, il domenica non si trabagliava, ecco, sì, sì, sì. Quindi ne aveva sis, convaniva che ne aveva sis, trubava sis palzone di intervista, sì. O sis salvissis de fe, ma raccolti che la prima le fetta, un occhio che a me magari sai per fe la consadio, a Maffi del Ciliano, il sindic, a Torra un tisà la Madonnina, non mi raccolti sì anche la, già la Madonnina a, che mi aveva sul porto, anche da casa che finalmente è una terra digitale, sì, la capitaneria sì, veglia. Per cosa lì, de, tal da tascur il sol, i scimbè, poi mi raccolti la sbalca, spesava Ivan. Belle riprese, belle, scimbè, belle riprese. Asso, se la regia musa via, qualche altra fotografia si resisce a vedere per cosa, come stanno portati tantas. E sono belli raccolti di Giova, nel Mentras. Ecco, anche c'è la squadra di pallanuoto, anche che sapevo che noi giocavamo, perché io avevo due squadre, anche c'è la squadra, io sono l'ultimo, ma il ventre grosso, un mesalti, tutti branchi, a maschera, per chi mira maschera. A fondo, che c'è la piscina di Cagliar. Di Cagliar. A fondo, a Marreta, che giocava a Masgranzi, sì, e Carlo Secchi, l'attuale consigliere comunale. Sì. Regionale. Giassini, eccetera. C'è anche Antonello Cucureddu, eh? Sì, Antonello Cucureddu è l'ultima marretta, Nadì. Ecco. Milu, l'ultima marretta è Antonello Cucureddu. Antonello Cucureddu, sì. E gli altri, ma credi che sia Giancarlo, non mi ricordo. Ieri anche il corso fu una scampagnare. No. Allora, io come Lions, io sono un Lions. Ah, sì. Un Yau. Aveva organizzato, teneva l'incarico del distretto di Roma gli scambi giovanili, cioè musaltros italians inviavano tanta palzunaggia a Folas e altrettanto se ne arrivavano anche. L'Alghe era preferita per quell'Alghe e io tenevo il compito di trovare le famiglie per ospitare che ci sono nonce. Ecco. Un traballo di Macus per convincere la gente, dai, erano una settimana che stavano anche. Sempre stavano tre settimane al distretto che era Sardegna, Umbria, Lazio. La settimana da Sardegna stavano quasi tutti a Alghe, che chiude a Pulto Torres. E a che ci sono i mignons, i semano anche a Roma. Quando siamo nati a Roma a Sprenda, sapeva Andrea allo sfondo una delle due fontane di Prassa San Pera. Di Prassa San Pera, sì. Anche la maschera è lui colonnato. E anche il Tiseulo. Anche io soffenti una premiazione all'istituto scientifico. Anche te già sono delle sibranze. Sì, sono già bella anche. Mette, tenchi la matescia giacchetta della matescia culù. Ah, della matescia culù? Allora già va bene. E sto premiando l'us con Sadiuso. Sto premiando una mignona che da fianco è lo preside con le d'Anchise. Ah, sì, sì. Antonello. E Ananchi? Ananchi che siamo in Spagna, a Balzalona, quanti siamo nati, siamo trasferiti lì a Balzalona. Io sono l'ultima marretta. Sì, Ananchi. Già sapevo. E sono. Io sono il mondo, io sono lì. Saguzza un ravagli. Saguzza un ravagli, sì. Anche se sono un'altra premiazione, ma pensi alla matescia dell'ora, che sono tutte che ci sono milioni che stanno prendendo. Sì. Anche se una fotografia mamma moglie, sempre a Roma. Saurim, la signora. Naturale, saluto Gavinuccia. Gavinuccia. Buona talda, signora Gavinuccia. Chello, Gavina. Vittoria, Anna Virginia, sì. Però, basta Gavina. Anche tu ne mandrina. Anche insomma, una bozza. A che sono che giusto a fianco, sì. Giancarlo l'altro è Salvo, ecco. Agostino Pira, sì, l'ultimo paese che si... Ma Giancarlo qual è? Giancarlo non mi salti di giusto, sono giù un liazzo. Però sta bene, mi è smagra mia. Ah, è smagra, sì. No, 1962, Ecco, 62, sì. E anche gli altri un rete da Pasqualino Secchi. Ah, ecco, è compreso. A che c'era che avevamo visto sì, allora? Sì, a che ce l'avevamo vista. Allora, vabbè,
parlai in 2000, ah, comunque allora avevo parlato di avvocati, quindi Antonio l'avvocato era professore mio di cultura che fece as professionals. Lo primo dia che sono entrato, per qualche cosa mi conosceva sempre, per cosa io già cantava, è un fatto vero. Quando sono entrato a Polta, è saurato normale. E... da spesso un po' che sia stato un'ora parlante, ma fa vina. Io mi sono accostato, però già accostava, e il parlava. Io parlava scema, sarà quel dao che arriva che gli avevo. E ti madonna, qualche cosa mi ha detto di dire. Come ha detto il professore? Mamma mia, io lo comprendo, però ho detto, ma già scompreso? Sì, oh, non vi ho compreso. Le compreso da spesso di un mese che cada volta che entrava, che mi sono accostata, lui gli ha detto, quanti di una volta che ti ha messo il bidello, dono nulliare una che usa anche. E Valdiva proprio a me, devi controllare. Ma racconti sempre che sfida, comunque, è una parentesi. Gli hanno intitolato anche a prop. Una parte, tutta la scuola, e invece di hanno fatto solo una palestra della scuola. L'auditorium. L'auditorium dell'IPIA, si addio Antonio Marinaro. Ah, di professionale? Sì, non, sì. Non sapeva, anche c'è cose, una cosa che non sapeva. E vabbè, sembra ribazzi quasi ok, a Rafi, e Tanin Tele Riviera che ne ha parlato, già Michela, voste era il direttore. Sì. Feva lo giornalista, giornalista, sì. La televisione durava un Deodo Zanzi, Deodo Zanzi, sì. Io ero lì, si è svanguto qualche volta, cantava, sì, 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 ma l'orchestrina del Zanzi 60, gli indipendenti, aveva fatto un sacco di belle registrazioni, e gli vostri feva il direttore. Del giornale, non giornale, del giornale, del giornale, quindi vi ho raccontato. TRC, ti sadieva TGA, telegiornale del Ghiero, di TRC, Tele Riviera del Corallo. Tele Riviera del Corallo è la televisione. Sì, sì. TGA, lo telegiornale. Ecco, io ero direttore del TGA. Sì, e vorrei andate un bel raccolto. Beh, sì, una raccolta meravigliosa. Leo, come ha detto tante cose, di Alghi. Vabbè, che si scuolezzano in un... contrasta, spezzunalza, eccetera. Ma c'è un pel da. E vabbè, che è un altro pel di manigas. Con tutta la cosa stanno sempre a capo, tenendo un fi, tenendo una fi. Ora, siamo pensiovi, sti. Sì. Con sa passa la giornata? Ma se abbiamo sta. Con prima era contenti che faceva tante cose, sanno fa mezza no, già fa sempre tante cose. Mantenere di sport, anche solo a livello... anche passeggiare arrivi fino alla prima, non tu fino a Vaivelti, fino alla prima per ribasare, ma tu. Per cosa passa giunta? A Vaivelti faccio che la distanza a me siamo alla macchina, o al moto dei stili. Ah, va bene. Quindi a peo come una volta no? No, una volta Gesù. No, non so poti visto. Va bene. Poi, l'una là non mi manca mai, faccio a piscina del Green, i dei stili, ah, Madrenetta, in balca, mi fa snarare, nuoto, no? No, là. Sempre, anche sempre, sempre, sempre. Io sono sempre attivo. Grazie, Lumestra. Io ora ringrazio Eugenia, la patita, Agata. Ringrazio Giancarlo Spirito, che era di sé che non valiva, anche Ignaz, grazie di Salvanguzzi. Grazie e vi avete dato una madre. Ringrazio anche a Michela e al marito. Ah sì, Michela e a Nini Sana, stavo olvidando. Vabbè, buona Natale a tutti, buon Sant'Anino, la prossima volta. Alla prossima. Grazie. E grazie a Tele Riviera del... No! Catalan TV! Catalan TV, la nostra televisione. È fatta apposta. La ringrazio sempre perché ho una la possibilità di fare queste cose. Per raccontare appunti, certo spalsunaggias. Io lo sapevo spalsunaggias, ma sono omanzi che andati tanti per la nostra lì. E in questo caso Lucio Marinaro. Buon Natale a tutti. Buonasera. Tu se snara primavera a un bel sol de maiti quanti canta a cadarera d'una flor se spera mi per a mi se sbucciara
sei sconvolta al mio cuore. Io t'adoro, me ste una fara e ara canta il tuo rapor. Romi, raposa, raposa mia bella, non gli astreglia che gli umi coma tu, luz capeste ste or, penso sia viste foc che m'allegran luco. Romi raposa. Tu sei snara primavera a un bel sole mai ti. Quante canta la calda nera, tu una flor se sperami, per a mi se sa sbucciara, se sconforta al mio cuore. Io t'adoro, queste è una fara, e ara canta il tuo rapporto. Romi, raposa, raposa mia bella, non gli astreglia che gli umi coma tu, luz capeste in ste or, denso sia viste foc che m'allegran luco. Romi